Presidente, l'accoltellamento a Trieste in viale di ieri tra giovanissimi, baby gang in azione un po' in tutte le province, c'è un allarme sicurezza tra giovani e giovanissimi? È un fenomeno che, devo dire, abbiamo già visto in altre città italiane ben più sviluppato che da noi e che purtroppo sta arrivando anche da noi, con il quale Regione Friuli Venezia Giulia oltretutto sta cercando non soltanto di collaborare con ovviamente le forze dell'ordine per quanto di sua competenza, che sono competenze limitate, ma stiamo anche cercando di capire attraverso uno studio specifico dove arrivino le criticità legate a questi fenomeni. Sicuramente c'è un fenomeno legato all'immigrazione e devo dire purtroppo non all'immigrazione di prima generazione ma di seconda generazione. Vuol dire che c'è un serio problema di integrazione perché sono ragazzi che hanno cittadinanza italiana in molti casi e che però, quindi questa è la testimonianza che la cittadinanza non serve ad integrare rispetto ad altre tesi, che però continuano evidentemente a non riuscire ad integrarsi nel nostro modello sociale e questo crea tensione e crea anche purtroppo anche fatti legati alla violenza. Su questo quando dobbiamo porci un interrogativo, qual è la causa, da quali tipi di, anche di contesti provengono queste persone, non credo che sia soltanto una causa di carattere economico, ma a tutto tondo come istituzione dobbiamo cercare di intervenire per andare ovviamente a colpire e punire chi compie atti di questo genere, ma anche prevenire dal punto di vista strutturale fenomeni di questo tipo. Infine le chiedo se può commentare le parole di Salvini sulla chiusura dei centri sociali, come ha detto poche ore fa. Beh, quanto particolare devo dire che ci sono dei centri sociali sparsi in tutta Italia che sono in molti casi, non in tutti, ma in molti casi occupati abusivamente, che questo sia permesso. Come se ci fosse una repubblica parallela dell'estrema sinistra. Questo penso non sia accettabile, esattamente come non è accettabile quanto è avvenuto a Bologna, esattamente come non è accettabile un giustificazionismo che ho visto dei fatti legati a Bologna cercando di incolpare il governo, il Ministero degli Interni da parte delle istituzioni locali. Questo è inaccettabile.